Notte di maltempo in Casentino, nell'Aretino. Forte vento ed intensi acquazzoni si sono abbattuti in gran parte della vallata. In alcune zone è addirittura tornata a far capolino la neve. Più volte nella notte sono stati chiamati i vigili del fuoco per interventi legati al maltempo. Le forti piogge a Prato Vecchio hanno causato allagamenti, disagi dovuti anche alle forti raffiche di vento che hanno interessato tutta la vallata casentinese, costringendo a più interventi per rimuovere rami spezzati e pericolanti. A Chiusi della Verna sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco per la caduta di un albero sulla strada. La neve è invece tornata sul Prato Magno e su tutti i passi casentinesi e tiberini. Imbiancato anche il parco delle foreste casentinesi nei pressi del suggestivo santuario di Chiusi della Verna, che questa mattina si è risvegliato sotto una leggera coltre di neve. Il maltempo ha portato con sé anche un forte abbassamento delle temperature. Con le prime luci dell'alba la situazione è nettamente migliorata in Casentino come in tutto il resto della provincia.